Innanzitutto chi sono io, giusto per presentarmi? Sono il direttore di Automazione Industriale, una rivista del gruppo Tecniche Nuove, e in questo contesto vorrei un attimo, da giornalista, fare anch'io il punto sull'Industria 4.0, facendomi aiutare da alcuni amici, se posso chiamarli così, che comincerei a chiamare sul palco a questo punto. Il professor Annoni del Politecnico di Milano e gli amici di Fano, quindi Pecchenni e Bianchi, Bianchi non lo vedo, ah ecco, entrambi, che pregherei di salire un attimo sul palco. Perché? Perché vorrei approfittare di questa occasione. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno, grazie. Anche lei. L'ho citata, per cui deve salire. Allora, se volete accomodarvi, io sto in piedi perché sono piccolo. Allora, qual è il ruolo, secondo me, di una rivista quando si parla di Industria 4.0? Quello di fare un pochino il punto sulla situazione e quello poi anche di fare formazione e informazione. E io vorrei proprio in quest'ambito cercare di esplicitare entrambi i ruoli. Il punto sulla situazione. Siamo a un anno dopo dal piano Calenda. Abbiamo un attimo forse la possibilità e la capacità di fare il punto su Industria 4.0. Cosa è successo un anno dopo? Mi interesserebbe il punto di vista dell'industria e il punto di vista dell'accademia, in modo da capire, ci hanno portato via il microfono intanto, no, ce lo rilascia, vero? In modo da capire da questi due osservatori un anno dopo cosa è successo. Vi lascio il mio nel frattempo. Vuole iniziare lei? Buongiorno, mi devo presentare oppure... Buongiorno, io sono di Fanuc, sono responsabile commerciale di Fanuc Italia. Fanuc si pone sul mercato con prodotti differenti, si parte dal controllo numerico, propone poi soluzioni di macchine con CNC a controllo numerico e robotica. Quindi il nostro punto di vista sul mercato è molto ampio. Cosa è successo negli ultimi anni? Sicuramente gli incentivi che sono stati forniti dal governo hanno dato un grosso vantaggio, hanno perlomeno stimolato le aziende a pensare in maniera diversa. Fino a ieri pensavano esclusivamente a produrre con quello che c'era in casa. Oggi hanno rivoluzionato un po' questa mentalità e si sono aperte ad analizzare soluzioni che potessero andare a migliorare la qualità della loro produzione e soprattutto ridurre i costi per la produzione stessa, quindi guadagnare sul singolo pezzo prodotto. Questo sicuramente ha portato un vantaggio dal punto di vista delle installazioni, quindi un rinnovo completo del parco macchine. Quindi sicuramente positivo il feedback che c'è in seguito a questi incentivi che sono stati fatti. E speriamo che continui perlomeno la mentalità, che in Italia molto spesso non viene, diciamo così, colta nell'ottica positiva del processo, ma semplicemente dal punto di vista del finanziamento. Quindi qui funziona? Sì. Quindi l'industria italiana come ha reagito? Perché lei ha detto positivo sì, ma c'è qualche problema. Poi mi piacerebbe sentire anche l'opinione del professor Annoni su questo. L'industria italiana ha reagito molto bene, ma non è preparata. Non è preparata perché oggi le figure che si trovano a lavorare in ambito, per esempio, di questa famosissima Industry 4.0 sono veramente poco. Quindi serve necessariamente fare uno step ulteriore. La mentalità sta entrando nelle persone, ma serve creare la cultura, la formazione. Colpa vostra, colpa del Politecnico di Milano, professor Annoni? Buongiorno a tutti, sono Massimiliano Annoni dal Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano. Era una battuta la mia, evidentemente. No, ma va benissimo. In qualche modo tutti devono partecipare a questa evoluzione. Io mi ricollego esattamente al discorso appena fatto, perché credo che l'opportunità che è nata grazie a Industria 4.0 è stata proprio quella di valorizzare le competenze. Adesso che le aziende hanno visto questa opportunità di rinnovare il parco macchine, di accedere a nuove tecnologie, ne hanno visto appunto l'applicazione concreta, adesso sembra che si sia capito che servano le competenze. In realtà le competenze sono sempre servite, però credo che adesso sia molto più percepito questo problema. Molte aziende italiane medio-piccole hanno grandissima esperienza e riescono a stare benissimo sul mercato tenendo performance notevoli, ma ora che la tecnologia appunto si sta rinnovando dentro le aziende si sente maggiormente l'esigenza e istituti universitari come noi hanno il ruolo di formare queste competenze.
Politecnico le ha sempre formate, tanto è vero che i nostri ingegneri sono sempre ben accetti dall'industria. Le percentuali di assunzione a un anno dalla laurea sono altissime, sono al 98%, e questo per noi è un segnale molto positivo. Bisogna fare ancora di più, perché le aziende italiane hanno bisogno di ingegneri. Quindi competenze e formazione, mi sembra di capire, questo è il binomio vincente, o perlomeno è uno dei pilastri per l'industria 4.0? Senz'altro sì, perché appunto queste tecnologie devono essere sfruttate al meglio, e sono anch'io d'accordo che molte aziende ancora non sono pronte a farlo. E mi piacerebbe sentire anche Bianchi di Fanuc su questo. Dal vostro punto di vista? La sfida è proprio quella che sia Pecchinini che Annoni hanno introdotto. Le competenze non sono semplicemente quelle ormai della meccatronica. La meccatronica è stata definita già all'inizio degli anni 70, sinergia tra meccanica e automazione, ma questo non basta. L'Industry 4.0 e questo piano di investimenti ha proprio evidenziato il fatto che siamo in un momento in cui bisogna fare uno step ulteriore e formare le nuove generazioni anche su ambiti di competenza trasversali, l'informatica, la matematica, da cui prima abbiamo già sentito parlare in più di occasioni dell'intelligenza artificiale, quindi algoritmica che normalmente era semplicemente relegata alla ricerca e quindi all'ambito accademico, universitario, che adesso trova applicazione invece anche in un ambito produttivo, industriale. Quindi la multidisciplinarità, che è una cosa di cui il Politecnico è leader da sempre, all'avanguardia, dalla meccanica alla matematica con tutto quello che ci sta di mezzo, esattamente, corretto? Esattamente, esattamente. E questo mi fa molto piacere, perché questo apre anche una porta al ruolo che una rivista come noi può avere, quella di fare formazione e informazione, che è anche lo spunto per cui siamo qui, perché voi sapete benissimo che siete qui per parlare di questo, ma anche perché questo è il momento in cui Automazione Industriale consegna fisicamente il premio alla miglior tesi di laurea in questo mondo dell'industria 4.0, premio che è stato sponsorizzato da Fanuc, per cui è il momento anche di svelare un pochino chi è il vincitore. Abbiamo ricevuto un certo numero di tesi di laurea, le abbiamo analizzate, non noi giornalisti evidentemente, ma una giuria fatta da esperti provenienti dall'industria e dall'accademia, e abbiamo premiato, e qui di solito rullerebbero i tamburi ma non ci sono, e abbiamo premiato Francesco Sortino, che vedo in sala e che prego di venire, che è un allievo del professor Annoni e che si merita l'applauso. Grazie, chiederei a Francesco e al professor Annoni di spiegare perché li abbiamo premiati, quindi potete anche sedervi, però spiegate perché vi abbiamo premiati e poi chiederei agli amici di Fanuc di premiarli. Sì, prima di passare la parola a Francesco Sortino, dico anche una cosa che è legato appunto a questa vicenda. Francesco appunto si è laureato al Politecnico di Milano, dopodiché ha fatto un'esperienza aziendale, e come spesso accade all'estero più che altro, non tanto in Italia, si è accorto che appunto servissero altre competenze per andare avanti nel mondo del lavoro, quindi lui continua a lavorare nell'azienda con profitto, e in più però adesso sta facendo il dottorato di ricerca, quindi mi sembra un buon esempio da portare, perché l'università è un ente che è aperto, può ricevere e può fornire competenze anche dopo la laurea, per esempio col dottorato, ma anche in altri modi. Quindi noi siamo un centro che riceve questi input dalle imprese, dalle aziende, e può fornire competenze durante tutta la vita professionale di un ingegnere. Direi che è un messaggio assolutamente valido, visto che tra l'altro qui ci sono stormi di giovani che vagano per i padiglioni di MaxPe, direi che... Sì, alcuni sono i miei. Alcuni sono i suoi, ma non solo. Quindi mai messaggio fu più... A questo punto però ci spiegate perché siete stati premiati. Cosa è il progetto che ha ricevuto il premio? Allora, Francesco, innanzitutto non vi nego un attimo l'emozione di essere su questo parco, e ci tengo a ringraziare chi ha messo i fondamenti perché noi potessimo essere qui oggi e conseguire questo risultato, quindi ringrazio innanzitutto RF Celada per il supporto ed il Politecnico di Milano, che comunque ha reso il terreno molto fertile per far crescere queste idee. L'idea che quindi oggi viene premiata è quella di una piattaforma distribuita in cloud che, basandosi su dei dati che arrivano da delle macchine tramite un formato open source che è l'MT Connect, possa recuperare i dati di produzione dalle macchine, perché
sempre più la produzione si muove verso cicli ibridi, in cui abbiamo macchine diverse che hanno competenze diverse, che lavorano su filiere diverse all'interno dello stesso prodotto, e sempre più ci spostiamo verso macchine che hanno al loro interno processi ibridi, quindi in cui la stessa macchina singola fa più cose, un super multitasking se vogliamo. E l'idea appunto di poter ottimizzare i processi produttivi in autonomia, senza dover avere una persona che lavora facendo un lavoro che è quello di fare semplicemente input dati, rilevando quello che fa la macchina, ma automatizzare tutto questo e rendere visuale, quindi quello che può essere l'output di questa intelligenza che raccoglie i dati, è l'idea che stiamo portando avanti con questo progetto di dottorato, una delle tante idee che stiamo portando avanti con questo progetto di dottorato, e che adesso vi stringo molto rapidamente e vi invito poi magari a discutere in un'altra sede insieme. Bene, direi ancora complimenti, ed è il momento in cui Pecchinini e Bianchi premiano. Ecco, una cosa che ci terrei a sottolineare: gli amici di Fanuc, in maniera molto lungimirante, che sponsorizzano questa iniziativa di automazione industriale, hanno deciso di premiare e il giovane e il dottorando e l'università, perché credono e sono fortemente convinti che il premio, che il riconoscimento debba andare sia al formato che al formatore. Per cui a questo punto passerei il microfono a Bianchi, a Pecchinini, o a Pecchinini, che premia e illustra i premi. Perfetto. Innanzitutto vorrei dire un attimo di che cosa si tratta, che premio è, perché lo studente avrà chiaramente la possibilità di scegliere. Scusate. E allora, innanzitutto abbiamo detto anche prima che la cosa fondamentale è la formazione, per cui il premio consiste in un piano formativo completo in ambito robot o in ambito CNC, chiaramente Fanuc, all'interno della struttura di Fanuc Italia, attraverso il quale potrà acquisire tutte le nozioni sia di base sia avanzate dell'utilizzo di questi prodotti. Quindi avrà la possibilità di scegliere, avranno sia il professore che lo studente possibilità di scegliere il percorso di istruzione. Questo perché chiaramente è un fondamento di quello che è il messaggio che vogliamo passare al mercato. L'altra cosa fondamentale sono i software di simulazione, per cui sia anche in questo caso lo studente che il professore avranno la possibilità di ricevere in forma gratuita un simulatore in versione completa, o simulatore in ambito robot, col quale potranno testare tutto quello che è il mondo Fanuc, compreso le funzioni integrate e via dicendo, piuttosto che l'ambito CNC, quindi simulare in tutto e per tutto il comportamento e la programmazione di una macchina a controllo numerico all'interno di un PC. Oltre a questo, sempre in ambito accademico, Fanuc proporrà anche, in forma diciamo molto particolare, la possibilità di approcciare a degli hardware dal punto di vista di accademico di formazione, quindi o simulatori hardware CNC, e questi andranno valutati insieme perché è una cosa che è una proposta che vi andremo a fare, oppure in ambito robot anche in questo caso, quindi cercando di dare una formazione completa. Quindi direi che assolutamente, poi c'è la targa, perché in questi casi una targa ci vuole sempre, per cui a questo punto alzatevi, la targa la darei a Francesco. Grazie. Per le fotografie di rito. E quindi direi che questo è un altro modo per dire come sia importante la formazione. Noi come rivista ci crediamo, ma anche Fanuc ci crede. Grazie ancora a tutti, vi chiederei a questo punto di scendere dal palco ringraziandovi. E la cosa non è finita però, perché noi come rivista crediamo a questo... Sì, il microfono lo lasci pure a me, grazie. Noi come rivista crediamo a questo tipo di premi, all'importanza della formazione e del riconoscimento di queste attività nell'ambito Industria 4.0, ma non solo a livello accademico, ma anche a livello industriale. E quindi abbiamo anche un premio ai migliori progetti di automazione valutati dal punto di vista dell'efficienza, dal punto di vista dei risultati, dal punto di vista dell'industria 4.0, dei parametri dell'Industria 4.0 nel loro complesso. Chiederei a Giuseppe Padula, professore dell'Università di San Marino e che mi ha preceduto su questo palco, e io l'ho seguito indegnamente, prego Giuseppe se vuoi, di venire un attimo con me. Allora, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un bando che abbiamo presentato ai System Integrator chiedendo loro di sottoporre dei casi reali, concreti,
di soluzioni innovative di automazione che hanno contribuito a migliorare la sicurezza, l'efficienza e la sostenibilità dei processi nell'industria e nella utility. Ci sono stati sottoposti un certo numero di progetti che tu hai visto e da questi progetti abbiamo estratto 3 finalisti. Finalisti che sono nel settore delle utility, nel settore del food e nel settore della life science, delle life science. Chiamerei a questo punto, il palco si affollerà un pochino, a salire sul palco i rappresentanti, se non faccio troppo casino con le mie carte, di questi 3 premi vincenti che sono, per quanto riguarda il progetto Life Science, i signori di Copan, Matteo Loda e Salvatore Bolzano, accompagnati da Matteo Cerutti di Mitsubishi. Prego sul palco. Per quanto riguarda il progetto nel settore delle utility, Mauro Brialdi di Georangin e Massimiliano Nonne di Rockwell. E per quanto riguarda il settore del food, Davide Cascella di Idea 75. E io ho finito e lascio al professor Padula il compito di fare domande intelligenti, ce l'hai in mano. Non so se... Ah, perfetto, va. Ma in realtà appunto qui abbiamo visto un'applicazione di Industria 4.0 in diversi settori, quindi questo appunto è una... è un'area di applicazione diretta nei quali i premi sono stati selezionati sulla base dei risultati interessanti. Allora io partirei in realtà appunto dall'applicazione nel settore del health, dove sono state applicate delle tecniche robotiche per i processi, per ottimizzare i processi ed eliminare in realtà appunto dei problemi che invece velocizzare invece altri in realtà appunto gli stessi processi. E quindi io chiederei appunto quali sono stati i risultati da questo punto di vista e che tipo appunto di altre diciamo altre iniziative nel settore health verranno in realtà seguiranno questa. Grazie, io sono Matteo Loda, faccio parte del gruppo Copan. Insieme a Mitsubishi abbiamo creato un'automazione per il laboratorio di microbiologia. La nostra automazione processa tutti i campioni allo stato liquido, quindi abbiamo a che fare con pazienti. La pregherei di avvicinare il microfono alla bocca. Scusi. Abbiamo a che fare, come dicevo, con pazienti. E l'idea era quella di automatizzare i processi nel laboratorio di microbiologia. Diciamo che la microbiologia era partita da un processo completamente manuale fino al nostro avvento. Prima tutto veniva processato manualmente, quindi anche qua purtroppo errori umani, eccetera. E noi siamo riusciti con la nostra automazione a portare l'automazione nei laboratori, che era zero. Siamo riusciti a portare nuove soluzioni per quanto riguarda il management del campione e poi a portare il risultato finale senza più l'interazione dell'operatore di laboratorio con la piastra fisica dell'analisi fatta sul paziente. Bene, grazie. Bene, e quindi in questo caso sicuramente l'utilizzazione della robotica per operazioni che sono a particolare grado di rischio in realtà per l'operatore e soprattutto anche per chi dopo deve usufruire di questi processi, perché spesso e volentieri appunto ci possono essere nell'ambito appunto di questo tipo di analisi anche degli errori che invece i processi automatici sicuramente appunto li evitano. Quindi complimenti per questa soluzione. Dopodiché passerei invece a Georangin. Spero di aver pronunciato in maniera corretta, ecco. È un settore anche questo molto interessante, nel senso, come del resto tutti in questo caso, quello appunto della applicazione di sistemi di manutenzione predittiva per diminuire gli sprechi energetici che generalmente ci sono se non vado errato erano in un sistema Pelton, per recuperare energia da delle cadute idrauliche. Ecco, in questo caso quindi avete recuperato interessanti risorse energetiche che precedentemente venivano dissipate. Però ecco,
Qual è stato il plus? Perché sicuramente il settore idroelettrico, penso che dopo la macchina a vapore, anzi prima della macchina a vapore, in realtà è un settore monitorato, quindi già si era fatto di tutto in realtà per diminuire in realtà appunto le dissipazioni. Che cosa c'è stato di nuovo? Sì, buonasera, io sono Mauro Brialdi, lavoro per Orengine, che progetta, produce impianti idroelettrici prevalentemente. È vero, di nuovo non c'è più nulla. Quello che c'è invece è l'implementazione di una varia serie di prodotti. Approfitto per ringraziare Rockwell che mi ha accompagnato in questo, proponendo una gamma di prodotti adatti a lavorare tra loro e quindi soprattutto a dialogare tra loro e a rendere queste informazioni disponibili a un livello più alto, nel senso alla supervisione. L'importanza, soprattutto in questi anni, dello sviluppo delle fonti energetiche, insomma, presumo che sia evidente a tutti. Bisogna soprattutto puntare sull'eliminazione degli sprechi, su quello che è l'energia che viene quotidianamente buttata via, banalmente anche nelle fonti acquedottistiche. Un mucchio di acqua viene buttata via ogni giorno quando potrebbe essere sfruttata per produrre energia. Chiudo, grazie, buonasera. Ma in realtà appunto è stata giustamente appunto molto sintetica, però io, se non vado errato, c'è un risultato anche importante, nel senso che c'è un recupero di un 1% di efficienza, se non vado errato, circa, mi sono fatto due calcoli, insomma 2,5. Ecco, e volevo ricordare che il progetto alternativo in realtà a Industria 4.0, cioè quello americano di Industrial Internet Consortium, del quale appunto poi dopo Rockwell fa parte, in realtà nasce attraverso General Electric proprio per recuperare un 1%, in realtà all'inizio, un 1% di efficienza in diversi settori, tra i quali soprattutto quello delle reti energetiche. Quindi, come vediamo, in realtà l'obiettivo è stato raggiunto. Ecco, infine abbiamo il grano 4.0. Il grano 4.0, perfetto. Infatti il progetto Mulino 4.0, nel quale appunto vengono interconnesse tutte le macchine, gli impianti monitori per ottimizzare i processi e per definire e migliorare anche la qualità, oltre che gli sprechi, se non vado errato, giusto? Corretto. Completato una serie di interventi più classici di efficienza energetica in stile diciamo ISO 50001 sulle macchine, quello che si è andato a fare della peculiarità di questo progetto è intervenire sui processi. Mi piace sottolineare, per non ripetere magari dei concetti già introdotti dai colleghi, che un fattore determinante dell'industria 4.0 in realtà è proprio l'uomo e l'interazione dell'uomo con la macchina, quindi il tema dell'automazione cognitiva è riuscito a valorizzare e a produrre una nuova efficienza di processo facendo meglio interagire l'uomo con la macchina e dando alla macchina la capacità di esprimere informazioni di più alto livello, più intelligibili e quindi più direttamente spendibili, actionable come si usa a dire in questo periodo, al fine appunto di recuperare ulteriori punti percentuali in ottica di efficienza di processo. Bene, e volevo semplicemente sottolineare come Industria 4.0 sta rivitalizzando settori che in realtà sono estremamente, diciamo, sono degli albori della, in realtà appunto della rivoluzione industriale, veramente, il settore monitorio, il settore appunto del recupero energia. Ecco, ora invece Se posso semplicemente aggiungere, certo. Sono delle cose estremamente importanti quelle che hai detto, perché passiamo dal food, dal settore monitorio, all'energia, al settore delle life sciences, della analisi dei campioni. E un'altra cosa che mi piace sottolineare, abbiamo seduti persone che vengono da Bari, da Brescia, da Genova, quindi l'Italia tutta partecipa a questa cosa e credo che questo sia un'altra cosa estremamente importante, mi fa molto piacere sottolineare questa cosa. Infatti, a questo punto però sei tu il maestro gestore, di cerimonie, il maestro di cerimonia, e a questo punto si dice and the winner is in questo caso Copan con i nostri amici di Mitsubishi, che prego di alzarsi in piedi, mi devi dare una mano perché ho due targhe, non ce la faccio da solo. Certamente. Grazie.
Perfetto. E abbiamo però le targhe anche per voi, evidentemente, e anche qui mi devi dare una mano. Eccoci, Rockwell. A cui vanno comunque i complimenti, perché abbiamo avuto veramente tanti progetti e il fatto che siate arrivati finalisti credo sia assolutamente significativo. Bene, molti complimenti. Molti complimenti a tutti. Ripeto, noi come rivista siamo orgogliosi perché reputiamo che sia il nostro ruolo quello di diffondere formazione e informazione. Con il premio alle tesi di laurea, con il premio ai migliori progetti, è un po' il nostro compito, il nostro mercato. Doveva finire, finisce con un aperitivo offerto a tutti, ai vincitori, un minimo di premio anche diverso dalla targa ci vuole, credo valga la pena, visto che anche l'ora lo richiede, per cui siete tutti nostri ospiti per un breve aperitivo qui davanti. Ancora complimenti e congratulazioni e grazie a te Padula. Arrivederci, grazie.